13 cassette di legno che racchiudono un tesoro artigianale. Siamo a Münchenwiler, nel canton Berna, dove da 30 anni Franziska Sanci crea gioielli con capelli umani. Un'arte rara e antica. Questi gioielli venivano indossati tra il 1720 e il 1920, soprattutto nel periodo Biedermeier e anche all'epoca della regina Vittoria erano molto popolari nelle corti. Man mano queste creazioni fatte di capelli si sono diffuse nella popolazione rurale e venivano indossate anche in Svizzera, in particolare con i costumi tradizionali. Le giovani donne tagliavano le loro trecce e coi capelli veniva realizzato un dono per lo sposo. L'età dei capelli non ha nessuna importanza. Se vengono conservati con un po' di lavanda o un po' di sapone, allora durano per sempre. Questa treccia, per esempio, ha 70 anni ed è rispuntata da un solaio. In una treccia come questa si trovano tra gli 80.000 e i 100.000 capelli. Questo è un tesoro che mi permetterà di lavorare per molto tempo. Perché per un gioiello servono tra 320 e 900 capelli, che vengono contati uno per uno. Secondo lei quanti capelli sono? 10? 15? 22. Poi vengono intrecciati. E questa è la parte più bella del lavoro, perché non si fa altro che questo. Si tratta di fare un intreccio che a un certo punto si conosce a memoria e in quel momento le mani lavorano da sole. C'è chi viene da me con capelli del passato, spiegandomi di aver 4 figli e chiedendomi di realizzare dei bracciali per loro. Dei bracciali di mamma da regalare nel momento in cui se ne vanno di casa. Ho a che fare con storie come queste, che nascono da emozioni. Questo non cambierà mai. I capelli sono un materiale speciale. Franziska Sanci ha imparato quest'arte da un'artista nel frattempo morta. Ora per lei è fondamentale continuare a trasmetterla. La conoscenza di quest'arte c'è ancora, ma trasmetterla è un'altra cosa. Come la posso tramandare? Si tratta di un aspetto importante. Se non la trasmettiamo ora, questa conoscenza sparirà. Una trasmissione del sapere che avviene con dei corsi a cui prendono parte anche persone provenienti dall'estero.